da Paradiso a Pace, tre aree parcheggio che sono ormai chiuse da settembre. Che cosa state vivendo voi commercianti e residenti della zona? Oggi è 14 giugno, non c'è nessuna traccia di cantiere. Un incubo che ancora è solo all'inizio. Io da gennaio ho provato a coinvolgere gli altri residenti della zona e anche gli imprenditori della zona. Però abbiamo avuto veramente il sostegno solo del presidente della quinta circoscrizione Raffaele Verso e poi dei consiglieri Belfiore e Zumbo, che sono stati attenti, hanno ascoltato i nostri problemi, però non sono riusciti ad avere nessuna risposta da parte del comune. Qui la situazione un po' sta per degenerare. Io ho provato anche a contattare, ho scritto alla redazione di Striscia la Notizia, ma mi hanno risposto che la trasmissione sta andando in pausa e quindi non riusciremo a far nulla. Non solo l'impossibilità di parcheggiare, ma anche un degrado. Noi ci presentiamo così. La situazione sarà drammatica quando tutti i cittadini del centro verranno qui nella zona nord, nel mare di giorno e la sera per quanto riguarda la movida, perché tutti i locali sono qui e quindi posteggiare sarà un incubo. Siete molto preoccupati per l'estate che arriva o è già arrivata? È già arrivata, io ci speravo in queste promesse, ma come al solito è semplicemente solo chiacchiere. Io mi auguro che qualcuno si muova, perché noi non se, poi andiamo da loro magari a dire: ragazzi, come facciamo a lavorare? Noi sappiamo solo lavorare, non sappiamo fare altro. Cercate di mettervi una mano sulla coscienza. Solo proclami, ma poi alla fine non ne hanno mantenuto uno. Adesso bisogna dire: o sono bugiardi ma fino al midollo, oppure sono incapaci, che vengono a dircelo: siamo incapaci, ma quantomeno che ci riaprano almeno in modo parziale questi parcheggi, perché sarebbe l'unica medicina per sopire un attimino quali sono i grossi problemi a cui andremo incontro. La municipalità aveva proposto questa apertura parziale, però proposta che non è stata accolta. Un'apertura parziale si intende anche solo un lato, così da permettere parzialmente di poter parcheggiare, di poter anche solo scaricare la merce, anche solo spostare i massi, inclinarli in modo tale da far entrare un furgone. I fornitori che portano non una bottiglia, non una cassa, ma parecchia merce durante il periodo estivo, durante la stagione, hanno delle grosse problematiche già adesso, ed ancora non è iniziata la stagione, sul discorso del carico e scarico. C'è una fermata dell'autobus, hanno terrorizzato i miei clienti che ormai si sono decimati, anche per l'acquisto di una sola barretta, che non è prepotenza parcheggiare lì, ma è l'unico modo per poter parcheggiare, non ce ne sono altri, però la gente spende 2 euro e ne paga 70 di verbale. È una cosa ingestibile, con i pochi parcheggi a disposizione, una volta arrivata l'estate e tutto lo spostamento di massa delle persone. Speriamo nell'amministrazione che possa fare qualche passo in avanti e che si dia una mossa affinché tutto ritorni alla normalità. Non si vede traccia completamente di cantiere, noi non sappiamo veramente come fare. A quanto pare le nostre parole sono al vento, come quello di oggi di Scirocco.